Dopo le polemiche delle ultime ore sulla lentezza del sistema sanitario regionale, da questa mattina sono partite le vaccinazioni nei tre ospedali molisani. Circa 300 operatori tra medici e paramedici, equamente divisi tra Cardarelli, Veneziale e Santimoteo, si stanno sottoponendo in queste ore al vaccino per proteggersi e per proteggere l'utenza della sanità pubblica molisana. La vaccinazione è, almeno in questa prima fase, su base volontaria. L'azienda ha dato priorità agli operatori dei reparti emergenziali, pronto soccorso, rianimazione, squadra tamponi, per poi vaccinare gradualmente tutto il personale. I volontari hanno deciso di vaccinarsi per senso di responsabilità, trascurando quelli che potrebbero essere eventuali effetti collaterali del vaccino. Sì, è un momento che si aspettava da tanto, anche perché noi siamo proprio a contatto diretto col pericolo. E diciamo che gran parte di noi la affronta tranquillamente perché l'aspettavamo da tempo e finalmente è arrivato. Abbiamo firmato vari moduli, i consensi. È stato un momento molto importante per me, io ho fatto il vaccino in maniera molto consapevole e senza nessun dubbio e spero che facciano gli altri anche altrettanto perché è l'unica arma che abbiamo per cercare di debellare questa pandemia. E niente, il mio sincero augurio è che tutti gli altri, tutta la popolazione, aderisca a questo vaccino. È stato un momento molto atteso e carico anche di speranze, perché forse è l'unico modo per interrompere questa terribile malattia. Speriamo che molti aderiscano, perché così possiamo fare qualcosa. Dopodiché vediamo un po' anche la popolazione come si comporta. Un po' con più sicurezza, ma dobbiamo sempre mantenere le distanze e utilizzare tutti i presidi. Tenga conto che dobbiamo fare ancora un secondo richiamo e quindi poi possiamo essere tranquilli e dire che siamo protetti, però dobbiamo stare ancora attenti e sempre attenti. Per superare la pandemia, come ha dichiarato anche il direttore sanitario del Santimoteo, non esiste uno strumento diverso dal vaccino. Ed è per questo, ha spiegato Sassi, che procederemo anche di notte nelle vaccinazioni per coprire tutto quanto il personale. Abbiamo avviato la vaccinazione, la campagna vaccinale. Iniziamo con il personale, soprattutto quello più esposto, quello in prima linea, vale a dire pronto soccorso, terapia intensiva, le squadre che fanno i tamponi, gli stessi vaccinatori. E poi, siccome avrei intenzione di andare avanti a Dribi pomeriggio e anche la notte, io se riusciamo ad ingranare bene, così come stiamo, sembrerebbe ingranando bene, nell'arco di pochissimi giorni, io riconto in un paio di giorni, però dovremmo venire dalla campagna vaccinale del personale dipendente.